Cari amici e carissime amiche di YouTube e di tutti i social, un caro saluto da Vincent Lionheart, lampi del pensiero libero e quotidiano. Oggi vi dirò il significato della famosissima e bellissima poesia di Lord Byron. Vi è un incanto dei boschi. Mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su. Action! Si tratta di uno dei maggiori esponenti del romanticismo inglese, Lord Byron ovviamente, corrente poetica che riconosce nell'individualità e nell'uguaglianza principi di espressione fondamentali. Per questo motivo, la natura e il paesaggio vengono accostati ai romantici inglesi, i quali solitamente vivono a Londra, città vista come la principale causa della distruzione percettiva. Lord Byron e altri poeti romantici reputavano la natura come una forza vivente e come manifestazione di Dio. Per questo motivo, molti di loro si lasciarono ispirare da essa per trasmettere al proprio lettore le verità morali. All'interno di questa poesia, egli contempla ogni luogo della natura, sottolineandone le caratteristiche migliori. In questo modo il poeta intende avvicinare l'uomo alla natura e quindi a Dio. La natura, dunque, diventa un rifugio per il poeta, per sentirsi libero di essere se stesso e sentire ciò che non riesce a parole a esprimere al suo interlocutore.